Maria Elena di Sabatino, consapevole del poco tempo che le rimaneva, aveva preso la decisione di congedarsi dagli amici e dalla famiglia in occasione del suo 46esimo compleanno. Il 17 settembre ha organizzato un grandioso evento sulla spiaggia, riunendo tutte le persone a cui teneva, quelle che l'avevano accompagnata per tutta la vita. Questo è stato il suo ultimo addio, un momento di condivisione destinato a rimanere impresso nei cuori di chiunque fosse presente, da conservare anche dopo la sua scomparsa. Marilena di Sabatino, originaria di Giulianova, si è spenta ieri mattina, proprio come aveva previsto, a causa della malattia che non le ha lasciato scampo. La sua vita e il suo lavoro erano a Parma, ma negli ultimi tempi era stata ricoverata nell'hospice dell'ospedale Mazzini di Teramo. Oggi il padre, la madre, la sorella e tanti amici che non l'hanno mai abbandonata nei momenti difficili della sua malattia piangono la sua scomparsa. Tra questi amici c'era anche l'assessore comunale Paolo Giorgini, colui che l'aveva assistita nell'organizzazione della festa. Maria Elena si era rivolta a lui per esprimere il desiderio di avere tutti accanto a lei in quel giorno speciale. L'intera comunità oggi è colpita dal lutto. E da quando la notizia si è diffusa, i messaggi di affetto e cordoglio si sono moltiplicati sui social, in ricordo di una persona molto amata e rispettata da tutti.